E ora sei parliamo di Marcello Messina e di come procede la sua storia d'amore con Viviana, e soprattutto come passerà il Natale. Ovviamente Marcello Messina è anche uno di quei cavalieri che sono riusciti a tenere testa ad Armando Incarnato, ed è venuta meno la sua storia con Ida Platano. Una storia che fin da subito è apparsa troppo conflittuale e non è mai veramente decollata secondo me. E proprio da lì ha conosciuto Viviana con la quale sta conoscendo il suo sogno d'amore. E queste sono le sue dichiarazioni, rilasciate al settimanale di Uomini e Donne Magazine. Dove lo stesso corteggiatore fa delle importanti dichiarazioni su come procede la sua storia d'amore. Marcello Messina racconta la sua storia d'amore con Viviana alla vigilia di Natale. Passeremo la vigilia e il Natale, divisi perché lei tornerà in Salento dalla sua famiglia. E aggiunge sempre lo stesso Marcello. Ma a Capodanno festeggeremo insieme. Insomma, giusto per tranquillizzare i fans che comunque la loro storia d'amore sta andando per il verso giusto. Ma poi l'intervista continua, e lo stesso Marcello ci tiene a fare un'intervista molto intima e infatti dice che da quando mio padre non si presentò a casa mia per festeggiare non c'è più alcun addobbo in casa. E aggiunge sempre lo stesso corteggiatore che solo un profondo senso di malinconia. Non ho mai scritto una lettera a Babbo Natale.